Salve a tutti i lettori di androidblog.it. Dopo che abbiamo effettuato l'unboxing del ADG Intel Style Tab 10.1, andiamo ad effettuare una panoramica completa di questo dispositivo che abbiamo avuto modo di testare per diversi giorni in tutte le sue particolarità. Iniziamo appunto con il ricapitolare, nel frattempo che accendiamo il dispositivo, alcune delle caratteristiche principali che presenta questo tablet. Come potete vedere già dall'accensione potete subito capire che il tablet è diverso da tutti gli altri proprio perché monta un processore Intel a differenza dei vari MediaTek, diciamo Snapdragon, Qualcomm che sono attualmente in commercio, e ciò fa di questo tablet proprio una particolarità rilevante che lo rende differente da tutti gli altri. Dicevamo un processore Intel Atom da 1,6 GHz dual core, 1, scusate, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, quando effettivi ne sono solamente poco più che 12, e la possibilità di espandere la memoria interna con l'alloggiamento per la micro SD qui sopra. Dunque, devo dire che complessivamente questo tablet è davvero un buon prodotto, considerando anche il prezzo a cui viene venduto nello store ufficiale, ovvero 199 euro. Devo dire che comunque si può rimanere soddisfatti dalle prestazioni che questo dispositivo ci offre. Non a caso, durante questi giorni di utilizzo, anche se avevo altri tablet a casa, l'ho utilizzato come tablet principale durante tutte le mie giornate di stress e di utilizzo. Partendo proprio dai materiali, dell'ergonomia di questo dispositivo che abbiamo provato, devo dire che esso è costruito interamente in plastica, anche la back cover è una plastica davvero ben curata nei dettagli, e tutto ciò conferisce al dispositivo una maggiore maneggevolezza, nonostante questo sia di 10 pollici, quindi senza superfici scivolose o via dicendo. E diciamo anche il peso è abbastanza contenuto, sono circa 660 grammi. Per quanto riguarda il display, abbiamo detto è un 10 pollici. Dicevamo poi la composizione di questo tablet è composto da, diciamo, o meglio, presenta la possibilità di espandere la memoria con micro SD, la porta micro HDMI per la connessione alla TV, il jack da 3,5 per gli auricolari, la micro USB per il trasferimento dati e non per la ricarica, e il connettore da 5 volt per appunto la ricarica, che avviene con un alimentatore separato e dunque, diversamente da altri prodotti, non si ricarica con la porta micro USB. Analizzando nel dettaglio il display di questo dispositivo, dobbiamo dire che è un display da 10 pollici con risoluzione 1280x800 pixel in HD. Diciamo che il display di questo dispositivo ci ha stupito, ma solamente in alcuni diciamo, punti, in alcuni aspetti. Se analizziamo il dispositivo con un angolo di visione, diciamo, direttamente parallelo ai nostri occhi, il risultato sarà davvero, davvero ottimo. Mentre diciamo che se iniziamo a ruotare un po' il dispositivo, comunque si iniziano a vedere solamente i neri e quindi perde un po' di definizione il display. Comunque, tuttavia, tutto sommato, display è ottimo, al di là di questi angoli di visione un po' ristretti che fanno del dispositivo, fanno di questo display qualche, diciamo, qualche pecca che magari si poteva risolvere. Per quanto riguarda poi i colori, devo dire che sono molto vivaci, accesi. Diciamo, non ci sono pixel smorti, o i neri sono molto buoni, così come anche i bianchi che abbiamo provato e confrontato con altri dispositivi che abbiamo qui in test. La durata della batteria invece è un altro punto a favore di questo dispositivo. Noi adesso lo abbiamo appena ricaricato e durante da circa una settimana che stiamo provando questo dispositivo, devo dire di averlo ricaricato al massimo 3 volte circa, con un uso abbastanza intenso. Tutto ciò a merito anche della batteria da oltre 6600 mAh, che comunque conferisce un'autonomia abbastanza buona, nonostante avessimo il wifi sempre attivo e le varie notifiche di Facebook, Gmail e via dicendo. Analizzando poi il comparto relativo alla multimedialità, andiamo a riprodurre il solito brano di test, insomma.
Siamo il volume. Come potete notare, il dispositivo riproduce in modo eccellente. Per la prima volta un dispositivo tablet riesce a riprodurre un suono in modo nitido e senza alcun problema riguardo il volume, nonostante comunque i due altoparlanti posti sul retro, come abbiamo visto già nell'unboxing, siano davvero piccolissimi. Tuttavia, forse la presenza del doppio altoparlante dà al tablet un volume maggiore, quindi contribuisce a renderlo eccellente in questo settore. Riguardo poi la connettività, l'aspetto relativo alle connettività di questo dispositivo, forse l'unica pecca che manca in questo modello, ma che è presente in altri modelli di ADJ, è la possibilità di utilizzare il 3G all'interno del tablet. Tuttavia è possibile connettersi con il solito Wi-Fi e il trasferimento dati Bluetooth. Il Wi-Fi, devo dire che, a differenza di altri prodotti che abbiamo avuto modo di provare, ha una ricezione davvero molto buona e ci si riesce a connettere anche in punti dove siamo molto lontani dal nostro router. Come avete visto nella recensione dello Zoopo, ha avuto molte difficoltà a connettersi alla Wi-Fi, mentre questo dispositivo si connette, diciamo, velocemente senza dare alcun tipo di problema nella connessione e anche nella navigazione successiva alla connessione, visto che molti dispositivi comunque tendono a disconnettersi mentre lo utilizziamo. Per quanto riguarda poi l'aspetto software di questo dispositivo, forse una delle poche pecche che questo possiede è essere rimasto fermo alla versione Ice Cream di Android, quindi alla 4.0.4, e diciamo non ci sono stati alcuni aggiornamenti, neanche in rete sono apparsi altri aggiornamenti, quindi devo dire che ADG ha interrotto il supporto a questo dispositivo. Comunque non soffre di particolari problemi o rallentamenti, vista comunque l'interfaccia quasi stock. Noi adesso abbiamo installato Nova Launcher con alcune personalizzazioni, ma comunque vi assicuro che l'interfaccia stock del tablet è la stessa identica di tutti gli altri dispositivi diciamo stock di Google, tranne senza alcune particolari personalizzazioni, se non la classica botta di mesh che è personalizzata appunto dai vari produttori. Analizzando poi l'aspetto relativo alla fotocamera, dobbiamo dire che è una fotocamera da 2 megapixel presente sulla parte posteriore del tablet, e devo dire che nonostante la mancanza del flash, le foto realizzate da questo tablet, soprattutto in condizioni di luce buona, sono ottime, così come potete vedere poi anche nella recensione. Diciamo ci hanno stupito su alcuni particolari. Ovviamente poi la resa fotografica diciamo perde di qualità nel momento in cui andiamo a scattare delle fotografie in ambienti chiusi e poco illuminati. Quanto riguarda la fotocamera frontale, dobbiamo dire che è una fotocamera da 0,3 megapixel, quindi poco più che VGA, e ovviamente gli scatti che questa è in grado di catturare non sono dei migliori. Comunque, considerando anche che è una fotocamera con pochissimi megapixel, forse utile solamente per fare qualche videochiamata con Skype o qualche autoscatto così, senza troppe pretese. Andiamo poi a vedere insieme l'alto gaming del dispositivo, che è stato molto da molti sottovalutato, visto la presenza di un processore Intel che è forse poco supportato, ma in realtà devo dire che forse il risultato è stato totalmente il contrario, visto che il tablet ci ha stupito anche nel settore gaming. Stiamo facendo un po' un casino. Adesso vediamo un po' insieme come si comporta questo tablet con GT Racing 2, il solito giochino che utilizziamo per fare i nostri test.
Come potete vedere, non ci sono alcuni rallentamenti o lag all'interno del gioco, nonostante comunque stiamo eseguendo GT Racing appunto su un tablet con un processore solamente, diciamo solamente tra virgolette, dual core che monta 1 GB di RAM. Abbiamo visto anche su altri dispositivi che montano un processore MediaTek quad core, ma non riescono comunque ad avere la stessa capacità all'interno di giochi di questo tipo. Quindi, come potete vedere, il tablet non risente di alcun rallentamento lag, quindi devo dire che è promosso a pieni voti nel comparto della multimedialità e quindi nello specifico relativo al gaming. Adesso andiamo a provare insieme invece la parte relativa alla navigazione web con il solito Google Chrome e apriamo il nostro sito. Abbastanza veloce anche nel caricamento, considerando che comunque siamo abbastanza lontani dal modem, abbiamo solamente una tacchetta di wifi di connessione. Forse un po' lento a renderizzare i contenuti una volta caricata la pagina, ma niente di troppo problematico. Andiamo ad aprire un articolo adesso. Sta ancora caricando. Forse, come vedete, è un po' lento nello scrolling, ma comunque non ha altri problemi. Una volta caricata la pagina, comunque ovviamente bisogna fare un'operazione per volta, perché altrimenti così facciamo diventare pazzo il tablet ed è normale che risenta e cada in alcuni punti. Diciamo che complessivamente un tablet, considerando anche scusate, il prezzo in cui esso viene venduto dallo stesso store di ADG e da altri relativi affiliati come Amazon ad esempio, è un tablet che dicevamo viene venduto a 199 euro, e per l'hardware che presenta potrebbe sembrare a molti un prezzo abbastanza esagerato, ma devo dire che almeno personalmente ci ha stupiti questa presenza del processore Intel che, contrariamente alle aspettative, si è dimostrato un ottimo processore soprattutto anche per gli utilizzi quotidiani, migliore di molti MediaTek anche quad core che sono presenti in commercio. Quindi complessivamente direi che è un prodotto che io vi consiglierei di acquistare qualora decideste di diciamo qualora steste trovando un prodotto da utilizzare tutti i giorni con le solite diciamo esigenze, navigazione in internet, leggere la posta, andare su Facebook, eseguire anche qualche gioco abbastanza pesante che, come abbiamo visto, non hanno particolari problemi. Quindi, complessivamente è un prodotto che noi vogliamo promuovere. Ma non sulla fiducia, bensì sulle caratteristiche che comunque hanno dimostrato di saper tenere pugno anche a tutti gli altri tablet quad core o con 2 GB di RAM attualmente in commercio, e comunque diciamo se la cava abbastanza bene. Vediamo adesso se avremo nei prossimi giorni un modo di confrontarlo con altri dispositivi che appunto presentano un processore quad core e 2 GB di RAM, e quindi vi faremo vedere come questo dispositivo non teme rivali di questo genere.